In questo video ci occuperemo della tipologia A della prova di italiano dell'esame di Stato, nota anche come analisi del testo. Cosa si intende per analisi del testo? L'analisi del testo altro non è se non l'analisi e il commento di un testo che può essere letterario in poesia, letterario in prosa, teatrale, oppure non letterario, come è accaduto nell'esame di Stato dell'anno scorso, del maturità 2015-2016, in cui è stata proposta agli studenti l'analisi di un passo tratto da un saggio di Umberto Eco, quindi un'opera non letteraria, su alcune funzioni della letteratura. Il testo da analizzare è sempre corredato da indicazioni che orientano nella comprensione, nell'interpretazione e nella contestualizzazione del passo. Cosa significa? Se gli studenti non hanno trattato l'autore in questione, per esempio Umberto Eco, vengono fornite alcune indicazioni e alcune notizie, informazioni fondamentali per contestualizzare l'autore nell'ambito degli argomenti studiati. Ovvio che per lo svolgimento di questa prova presuppone lo studio degli argomenti di letteratura, ma non solo, anche competenze di tipo linguistico adatte a individuare la natura del testo e le sue strutture formali. Utilizzeremo come esempio per esaminare l'analisi del testo una poesia di Salvatore Quasimodo, Ride la gazza nera sugli aranci, che è stata proposta all'esame di Stato nella sessione 2014. Ecco il testo, viene fornito il testo e subito dopo alcune indicazioni sulla vita e l'opera dell'autore, nel caso in cui non fosse stato trattato nell'ambito del programma di letteratura, e poi una brevissima introduzione alla lirica. Nella lirica Ride la gazza nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell'infanzia e della comunione con la natura, in contrasto col dolore presente della vita. È una sintesi estrema del componimento che può comunque aiutare lo studente a inquadrare il tema fondamentale.